In questo mare che sembra quasi disegnato con una giornata splendida, altro che primaverile, di piena estate, persone che fanno il bagno, qui al Forte dell'Annunziata a Ventimiglia i maestri del commercio si riuniscono per consegnare i riconoscimenti a coloro che hanno dedicato gran parte della loro vita, se non quasi tutta addirittura, all'attività commerciale, un appuntamento ormai tradizionale per 50 e più. Assessore Viale, vicepresidente, è una giornata importante per il mondo del commercio, riconoscimento agli anziani, ma per noi è anche un'occasione per goderci veramente un panorama che sembra una scenografia creata apposta. Sì, la Liguria è una terra meravigliosa, non bisogna aggiungere altro, oggi è una giornata veramente calda con un mare splendido, un invito veramente a tutti per venire e trascorrere sempre più tempo nella nostra Liguria. Ma oggi è anche una bella giornata perché questa iniziativa Maestri del Commercio della Confcommercio sottolinea l'importanza di tutti coloro i quali svolgono l'attività nel commercio con dedizione e continuità, perché anche impegnarsi tanti anni nelle attività commerciali significa che si è in grado di raccogliere le sfide, le complessità, le difficoltà del mondo del commercio, che sappiamo essere tante. Quindi un plauso a chi deve essere un punto di riferimento anche per i giovani, come sono stati in grado i maestri del commercio a superare le difficoltà ed essere qui oggi a ricevere una medaglia, devono essere anche capaci i giovani di trovare una loro collocazione nel mondo del lavoro, e il commercio, l'attività anche legata a questi tipi di attività, è sicuramente un importante sbocco lavorativo. Germano Cervini, presidente di 50 e più, ogni anno ci incontriamo per questo appuntamento con i maestri del commercio, la consegna di aquile di caratura diversa, possiamo dire, a simboleggiare gli anni, i decenni passati dietro un bancone di un negozio, di un bar, di un esercizio commerciale, insomma un premio alla fatica, all'impegno. Sì, oggi è una giornata dedicata proprio alla fatica, all'impegno di questi nostri colleghi, che per anni hanno condotto attività in proprio o in famiglia e che hanno onorato non solo il paese di cui fanno parte come cittadini, ma anche il paese, perché lo sforzo dei commercianti, specialmente io mi ricordo nel dopoguerra, lo sforzo superiore, maggiore, l'hanno affrontato i commercianti, che hanno messo poi a disposizione quello che mancava negli anni precedenti, via. Quindi sono dei benemeriti, i commercianti sono dei benemeriti. Oggi la giornata, appunto, per ricordarli, ci sono un po' tutte le categorie rappresentate. Oggi sono tutte le categorie rappresentate, perché ci sono nel commercio ci sono varie, poi vari spaccati di appartenenza, e quindi oggi erano tutti qui rappresentati, ciascuno secondo la propria anzianità di appartenenza all'attività commerciale. E vedo che è stata una giornata festosa, molto accogliente, prima anche in chiesa, no, la nostra Signora Assunta, dove c'è stata una messa oltre il previsto prolungamento, perché è stata una messa molto, molto sentita, in cui il parroco ci ha consentito anche di leggere una nostra preghiera dedicata alla nostra età. Ecco. Una festa che si sposta itinerante di città in città ogni anno per essere vicini a tutto il territorio. Quest'anno Ventimiglia, tra l'altro, in una giornata da incorniciare. Sì, noi a certe nostre consorelle provinciali magari hanno un posto fisso in cui li celebrano sempre il medesimo posto. Noi invece siamo itineranti, spaziamo in tutta la provincia, quindi oggi è toccata a Ventimiglia, siamo contenti di essere venuti, abbiamo fatto anche gli onori a
ai ventimigliesi, ai molti negozianti ventimigliesi. Il sindaco è stato disponibile, ci ha aperto le porte per quello che avevamo bisogno. Salenza, una giornata importante, un momento di festa ma anche di riconoscimento per chi si è impegnato tanto nel commercio, insomma è una delle linfe vitali del tessuto economico di ogni società. Certamente, sì, credo che sia stata un'occasione particolarmente significativa. Io ho partecipato anche alle altre edizioni e anche in altre città di questa provincia. Devo dire che è sempre un appuntamento importante, importante come è stato anche sottolineato peraltro da qualche intervento, non soltanto per chi riceve questo riconoscimento, che quindi è in qualche modo una gratificazione per tanti anni spesi a beneficio della collettività, ma anche come momento di grande esempio, di esempio a non abbandonare le armi, a mettercela tutta, a metterci soprattutto inventiva e passione, che sono sicuramente due ingredienti importantissimi. L'averlo fatto anche a Ventimiglia mi è anche particolarmente piaciuto, ripeto, io sono stata anche a Sanremo, all'Imperia, dove pure si è tenuta questa stessa occasione, però è stato anche particolarmente significativo, perché anche questa è una città particolarmente viva sotto questo profilo, ha vissuto tante situazioni difficili, ma nonostante tutto ha prodotto degli esempi di grandissima importanza, di grandissimo riferimento, quindi credo che sia importante sottolineare questi momenti. C'è da dire poi che i commercianti, proprio nei momenti difficili, rappresentando un po' la prima linea dei cittadini, quelli che raccolgono anche gli umori, vedono le situazioni, spesso sono stati vicini alle istituzioni, alla prefettura. Una cosa reciproca, chiaramente. Direi di sì, soprattutto ecco, se ci riferiamo a questo territorio dove naturalmente di difficoltà ne abbiamo vissute tutti, ma in primis la popolazione in Temelia, sicuramente ecco, anche il rapporto, la segnalazione, il raccordo che c'è stato anche con le associazioni dei commercianti e in generale con il mondo imprenditoriale, insomma locale, è stato anche particolarmente importante per noi, un po' come sensore dei problemi che in quel momento si vivevano e anche, devo dire, in grandissima dialettica pacifica, voglio dire, e di grande collaborazione, per noi è stato anche un utile momento di riflessione comune. Signor Sindaco, un incontro di festa possiamo dire qui al Forte dell'Annunziata, fra l'altro in una giornata meravigliosa che ha messo in evidenza la bellezza di questo territorio. Ahimè ne parliamo forse troppo di cronaca dimentichiamoci in che meraviglia ci troviamo quando siamo a Ventimiglia. I commercianti lo sanno perché lottano tutti i giorni in questo territorio, però c'è un rapporto positivo. C'è un rapporto positivo, la sintesi insomma che ne esce fuori è che anche c'è collaborazione tra la parte pubblica, i rappresentanti, le istituzioni in generale e i commercianti. Io penso che Ventimiglia sia realmente a un punto di svolta, come ripetiamo da tempo. Se si trova questa sinergia, no, tra noi, tra pubblico e privato, davvero si possono raggiungere risultati importanti. A mio avviso è la città che nei prossimi 2 o 3 anni può davvero segnare il passo rispetto agli altri. Questa iniziativa degli anziani nel commercio, lei è stato presente per tutta la cerimonia, un momento di riconoscimento per chi ha dedicato una vita a questo lavoro. Sì, è un riconoscimento e non solo, anche insomma si prende ad esempio e si riconosce quanto è stato fatto. È stato detto giustamente prima, ci dobbiamo ricordare chi ha costruito tutto ciò. Insomma, noi siamo particolarmente soddisfatti perché insomma, partendo dalle loro basi, da quanto ci hanno lasciato, si può andare avanti. Hanno lasciato una traccia importante, cerchiamo di seguirla, insomma, c'è da imparare. Brigida Gallinaro è la vicepresidente nazionale e presidente regionale di 50 e più, quindi una categoria, un'associazione che lavora su tutto il territorio nazionale. Qui nell'Imperiese questa abitudine di spostarsi di città in città per avere proprio tutto il contatto col territorio, è così? È una cosa bellissima fare
fare a largo raggio le cittadine. Imperia è una città che lavora tantissimo su questo tema e veramente devo fare i complimenti sia al presidente Cervini che a tutto il suo staff, perché effettivamente tutti gli anni lavorano molto molto e fanno di tutto e di più. Porto anche il saluto del presidente Borghi, che oggi non è potuto venire perché, come sapete, 105 province e tutti preparano i maestri e non abbiamo il dono dell'ubiquità. Io lunedì ero a Imperia, oggi sono a Ventimiglia e sabato prossimo devo essere da qualche altra parte. E comunque la nostra è una bellissima associazione, siamo quasi tutti commercianti in pensione e portiamo avanti il nostro 50 e più. Giovanni Risso è il presidente nazionale della Federazione Italiana Tabaccai. Avete in questa occasione di 50 e più consegnato una T d'onore a Marcello Rengo per l'attività svolta nella tabaccheria di latte di Ventimiglia, quindi insomma in casa praticamente, il che significa insomma un impegno anche nel settore dei tabacchi riconosciuto oggi. Sì, infatti Marcello è uno dei tabaccai più anziani della diciamo come, non come età lui, ma come età di rivendita, come età di negozio, perché gli deriva già dal nonno o addirittura dal bisnonno questa tabaccheria, e quindi abbiamo pensato che sicuramente i 40 anni previsti dal nostro regolamento per avere il latte d'oro con rubino siano superati abbondantemente, e l'abbiamo portata molto volentieri. Oltretutto Marcello è un amico e abbiamo fatto, penso, una cosa gradita. Lui non lo sapeva. Quindi. E tra l'altro la vicinanza col confine della Francia ne ha fatta una delle rivendite, forse che con i numeri più alti in Italia. Sì, questo è vero, perché in Francia le sigarette costano più che in Italia ed è chiaro che in questi casi i francesi vengono a rifornirsi presso la tabaccheria di Orengo. D'altro canto, noi quando parliamo di Trieste e di Gorizia, ovviamente ci troviamo su una frontiera diversa. Di là costano molto meno e i tabaccai di Trieste e Gorizia invece soffrono. Ecco, qual è la situazione generale delle tabaccherie oggi in Italia, in Liguria in modo particolare, visto che voi siete un po' anche per certi versi sportelli dello Stato da un certo punto di vista, per carità, ovviamente attività private che quindi si mette in gioco l'imprenditore, sia chiaro, ma per quello che riguarda invece il pagare allo Stato siete in prima linea in pratica. Indubbiamente sì, noi incassiamo per conto dello Stato molti miliardi all'anno, sia quando parliamo di giochi, quando parliamo di tabacchi, di valori bollati, di francobolli, eccetera. Tutto quello che è questa attività rappresenta per noi un punto di eccellenza, perché siamo la rete dello Stato, ci consideriamo tale e siamo una rete formata professionalmente, perché obbligatoriamente uno non può fare il tabaccaio se non consegue un'abilitazione dovuta a un corso formativo. E quindi il monopolio ci tiene stretti, però ancora grazie che c'è. È terminata la cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimenti ai maestri del commercio, la giornata di festa di 50 e più, sempre a Ventimiglia, si trasferisce nella splendida cornice di Villa Eva per un incontro conviviale, immancabile e tradizionale, il taglio della torta.